La cifra è 1.000-1.500 euro, di sicuro ce li hanno rubati, ma quello che dà fastidio è che noi ci sentiamo abbandonati perché comunque ogni giorno è una lotta per sopravvivere, per tenere aperto e ci mancano anche queste cose, purtroppo ci demoralizzano. È una delle titolari dello storico negozio di Casalinghi, del centro commerciale Sacca, a raccontare il furto, un nuovo furto subito nella notte. Allora, stamattina sono arrivati in negozio, ho avuto una brutta sorpresa e entrando mi sono accorta che il retro, abbiamo un retro, un'altra entrata, era completamente aperto e mi sono guardata intorno, avevamo tutta la cassa aperta, tutti i cassetti delle varie scrivanie aperte e tutte con la roba fuori e quindi mi sono accorta subito che era entrato qualcuno, ho chiamato la polizia e sono venuti e niente, hanno solo guardato insieme a me quello che era successo, praticamente sono entrati sicuramente dei balordi e hanno rubato i soldi della cassa, sono riusciti a trovare anche dei soldi diciamo di questi ultimi 3 giorni che speravo di andare in banca e invece niente, che avevo in un altro portafoglio, ma li hanno trovati e mentre uscivano comunque hanno anche preso degli oggetti, degli elettrodomestici che abbiamo verso l'uscita, un salvadanaio bellissimo che avevamo qua, che ci mettevamo le nostre mance e volevamo andare fuori a mangiare la pizza, c'erano già circa 100 euro dentro, ci hanno rubato anche quello. Un paio d'occhiali che uso io per vedere da vicino, insomma, alcune cose che adesso devo ancora bene valutare. Purtroppo è già successo nel 2021, marzo 2021, che c'era il lockdown, che ci hanno rotto proprio il vetro della vetrina e vino, hanno rotto il vetro e lì ci hanno fatto molto più danno perché comunque c'erano dei danni alla struttura. E stavolta, stamattina, è successo questo. Noi ci sentiamo veramente sole e se continua così, sicuramente non abbiamo neanche intenzione di andare avanti perché comunque è una lotta. Noi commercianti siamo veramente lasciati a noi stessi perché facciamo fatica a sopravvivere. Quindi ci mancava anche solo questa cosa qui che insomma noi siamo molto demoralizzate. Purtroppo qui serve una maggiore videosorveglianza, una maggiore presenza delle forze dell'ordine, che purtroppo manca, non per loro volontà, sicuramente c'è una mancanza di numero di presenza, e una maggiore illuminazione pubblica fatta per bene, che possa anche rendere più sicuro il camminare di sera delle persone, ma le persone per bene non si sentono più sicure, non si sentono più padrone del loro territorio. La proliferazione delle telecamere di videosorveglianza qui non è arrivata, incredibilmente, insieme ad una anche illuminazione che voi da tempo chiedete, non c'è né l'uno né l'altro. Sì, perché qui la videosorveglianza è proprio assente. Ci sarà forse in Viale Finzi e in Via Gerosa, ma non in questo abitato che è come un paese staccato dal centro della città e che di conseguenza avrebbe bisogno di videosorveglianza, finalmente. E come si diceva prima, l'illuminazione, che qui hanno fatto la prova del LED 10 anni fa, evidentemente non è una prova riuscita bene e ha lasciato un'illuminazione scadente. In qualche parte è stato sistemato, ma in senso generale è proprio scadente. E poi la mancanza, e questo è un fatto generale ormai, mancanza di sicurezza che hanno le persone in tutti gli ambiti.